amici di Onda Libera, siamo al Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano. Con noi ci sono Alessandra Musone e Laura Mungerli. Siamo qui perché hanno dato vita, Alessandra Musone come Elettra, entrambe di Elettra siete? Quella di Elettra e dell'associazione Center Stage. Ecco, hanno messo in scena uno spettacolo per condannare la violenza contro le donne. Diciamo, questo problema che sta diventando una vera tragedia, perché le statistiche parlano chiaramente, ogni due giorni c'è un omicidio che riguarda donne e che spesso maturano all'interno delle mura di casa, per cui, nelle mura domestiche, per cui il dramma è ancora più grosso. Allora Alessandra, parlaci un po' di Elettra, parlaci un po' di questa serie di iniziative che avete preso in questi giorni, diciamo. Sì, prima di tutto buonasera, vi ringrazio ancora. Diciamo che questa serata è una serata dedicata alle donne, ma è dentro un contenitore appunto di questa rassegna, giunta alla stessa edizione, una rassegna cinematografica di Liberamente, in collaborazione con noi di Elettra, dove quest'anno abbiamo deciso di non trattare la salute mentale, ma di spostarci e parlare di pregiudizio. Pregiudizio, quindi abbiamo deciso anche di declinarlo nelle sue diverse forme, quindi trattare ogni singolo tratto. A partire dalla giornata di ieri abbiamo parlato di pregiudizio etnico, quindi oggi invece pregiudizio di genere, ed è così che è nata la giornata di oggi, la collaborazione con Laura, in questa giornata appunto simbolica e non solo, per ogni forma di iniziativa contro violenze sulle donne. E abbiamo coinvolto, e qui poi Laura ci illustrerà tutto, anche la casa circondariale di Pesaro. Domani invece ci sarà un altro appuntamento con la rassegna, dove parleremo di pregiudizio sessuale, la cui visione invece è dedicata interamente ai ragazzi del liceo artistico Apolloni. Giovedì sessualità e disabilità, sempre legato al pregiudizio. E infine la novità di questa rassegna è che non la chiuderemo qui, ma ci sposteremo all'interno della casa circondariale di Pesaro e parleremo del pregiudizio legato al mondo carcerario. Bene, Laura. Laura è la coreografa di uno spettacolo, esibizione, sì. Di un'esibizione di danza. E spiegaci un po' la scelta della musica e cosa avete voluto esprimere con questa danza. D'accordo. La coreografia che abbiamo portato in scena, le coreografie erano due. Appunto, in una abbiamo simulato una violenza, quindi senza il violentatore c'è stata una violenza, e con tutto quello che comporta, quindi dal dolore fisico proprio delle percosse al senso di vuoto successivo, e di nuovo la ripetizione di questa abitudine, di questa violenza che non possiamo sapere, ma molte donne vivono purtroppo. Anche nel silenzio spesso. La maggior parte purtroppo sì, appunto, è quasi una vergogna piuttosto che per il violentatore. La seconda coreografia in realtà non è la mia, ma fa parte di un mondo molto più ampio, che è One Billion Rising, ed è a livello internazionale. Ogni anno si ripete il 14 febbraio per il V-Day, appunto, e si danza tutte insieme una ribellione, si grida l'unione delle donne contraria a questa violenza, a questa forma. Le parole della canzone sono state create ad hoc, i movimenti della coreografia sono stati creati ad hoc. Io ho avuto l'onore di incontrare Alessandra e di poterlo insegnare prima alle ragazze della mia associazione, bambine, adulte, di tutte le età, e poi di entrare nel carcere dove ho lavorato con le detenute, e che si sono prestate e ci hanno creduto. Ovviamente in questa lotta siamo tutte uguali, quindi veramente contro ogni forma di pregiudizio non c'è. Parlaci meglio di questa esperienza, cosa ti ha lasciato questa esperienza in carcere? In carcere nel senso di lavorare, sì, con certo, le detenute? Certo, sicuramente il fatto che bisogna sempre rimanere con una libera mente, quindi molte delle ragazze che ho incontrato all'interno
le avrei potute incontrare il mattino a fare colazione al bar, quindi bisogna sempre essere molto intelligenti, secondo me, per non cadere in delle trappole, appunto, legate al pregiudizio. Allora, date un messaggio culturale alle donne e agli uomini. Noi non aggiungiamo altro, One Billion Rise e Breakthrough Cheese, spezziamo la catena insieme, questo è il nostro obiettivo, continuare in questa, verso questa direzione, unendo soprattutto, e questo è molto importante, le forze, le realtà associative che ci sono sul nostro territorio, perché da sole non si va, abbiamo bisogno di unirci, ed è così che è nata proprio questa, esatto, collaborazione, questa sinergia. Bene, grazie. E amici di Onda Libera, un saluto.